Eminenza, eccellenze, carissimi tutti, amici e amiche, grazie per la vostra presenza qui, così numerosi, per questo evento che è oltremodo significativo per la Pontificia Accademia di Teologia, l'inaugurazione della sua nuova sede. E volentieri vi accolgo con un verso di un poeta, Hölderlin, molto amato da Martin Heidegger, un poeta che dona a pensare. E dice così: Wer das tiefste gedacht hat, liebt das lebendigste. Chi ha pensato il più profondo, ama il più vivo, il più puro. Perché vi accolgo tutti con questo verso? Perché è un verso che stringe fortemente il pensiero con il vissuto, con la vita. Perché quando un pensiero è autentico come pensiero, nasce dalla vita, nasce dal vissuto e termina nella vita. Credo che abbia fatto bene Papa Francesco, a cui va la nostra gratitudine, anche per averci donato questa sede così prestigiosa. Ha fatto bene Papa Francesco in Dilexit Nos a spiegare qual è l'origine del pensiero, proprio attingendo a Martin Heidegger nell'interpretazione di questo filosofo coreano Byung Chun Han, che va di moda oggi, e che dice che all'origine di ogni pensiero non ci sta il concetto, ma ci sta un'emozione, e quindi è una scossa, uno shock emozionale da pelle d'oca che origina il pensiero più profondo. E volendo utilizzare questa analogia dell'emozione che origina il pensiero più profondo, io mi sono interrogato qual è questa scossa emotiva che la Pontificia Accademia di Teologia ha da un anno ricevuto, per cui possiamo fare affidamento proprio a questa emozione per immaginare un pensiero profondo. Io credo che ad Theologiam Promovendam lo sia. Ad Theologiam Promovendam, che è la lettera apostolica con cui Papa Francesco approva i nuovi statuti della Pontificia Accademia di Teologia, è veramente una fonte di grande ricchezza per originare un pensiero anche ben organizzato, potremmo dire da questo versante anche scientifico, una sorta di progetto teologico, sapienziale e culturale che davvero ci aiuti ad aiutare che cosa? Il vissuto della gente, la vita di fede della gente, la testimonianza cristiana dentro società pluralistiche, multietniche, multireligiose, multirazziali, ci aiuti a immaginare anche una visione dell'umano, a partire dall'umanità di nostro Signore Gesù Cristo, che risulti resiliente rispetto a tante barbarie dal volto umano che la società del libero mercato ci sta mettendo davanti e che annetta così tanto, allucinando anche i giovani di oggi. I milioni di followers vanno appresso, diciamo, ad estetismi antropologici che sono assolutamente vuoto totale.